Buongiorno ragazzi, eccoci qui in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per la decima video della serie su Farming Simulator 2015. Riprendendo l'ultimo episodio, ho finito di traviare il campo numero 1, che era quello diciamo qua sopra, tutto in alto a sinistra, e ho venduto tutto e ho saldato il debito che avevamo con la banca. Come potete vedere, il debito l'ho finito tutto, siamo rimasti con... Ero rimasto con 38.500 euro, vendendo il raccolto finale di quel campo sono arrivato a 92.000 qualcosa. Ok, poi adesso ho visto che mi è arrivata un'offerta per l'orzo qui alla Brewery, giù alla birreria, quindi decido di fare, giusto che ne abbiamo un po', perché di orzo ne abbiamo 350.000, quindi andiamo a vendere magari un po' di orzo, giusto che per poche ore, eccetera. Allora, quindi ho già riempito il rimorchio e prendiamo il nostro class e andiamo a vedere e vediamo quanto ci danno per carro. Allora, partiamo. Poi ho deciso che dopo la via del campo 1 ho fatto l'andare di paglia, quindi dopo andremo a comprare l'impalatrice e ci metteremo un po' magari a ballare per poi stoccarle come quelle via per le nostre bottiglie quando le compreremo. Poi dobbiamo andare a vendere 44 uova che ho raccolto adesso, cioè 20 secondi fa, proprio prima di iniziare a registrare il video. Poi, allora, l'altra cosa che ho fatto, niente, di traviare il campo e ho portato a casa tutti i mezzi. Adesso andiamo a vendere qua un carro pieno, poi avrei una mezza idea di comprare, boh, a parte il carro rallato, eccetera, quindi anche perché essendo una mappa un po' montagnosa. E avrei pensato di andare su una pressa con le balle quadrate. Quindi una bella mod con le balle lì, cioè le balle quadrate, secondo me è la classe, che adesso vi faccio vedere. Aspetta, vediamo quanto si guadagna qua. Ecco, il viaggetto potrei farlo. 55.000 euro a viaggio, quindi 55.000 dopo, dai, facciamo ancora un viaggetto 2, giusto finché ho ancora attiva offerta, con questo video sono in ufficio in questa zona. Per chi magari ha iniziato a seguire da adesso la serie, vi dico la mappa è la Kurivers, una mappa ambientata nell'Austria, nella zona di Salisburgo, e non è fatta veramente bene, però dovete avere un computer abbastanza, cioè non un computer scarso, perché vedete, la mappa non è delle più pesanti, però non è neanche delle più leggere, quindi potente ci sta. Poi ma ovviamente se giocate in grafica più bassa in teoria ce la fate, però per chi è abituato a giocare in very height è meglio che o cambia mappa o cambia scheda video, perché giocare in questa con very height e passare a un medium, solo height, quindi adesso rifiamo cassa, adesso faccio un attimo la che ci avrei pensato, le altre molto carine non le conosco, allora sempre orzo, ok. Allora andiamo sul nostro store, dove tecnologia barbare qua, questa cazzo costa anche poco,
Dovrei aumentare un po' il prezzo, però dai, 0 euro e in più il pianale, non questo perché poi magari automatico, avrei pensato di andare su più qualcosa di questi, tipo, non so, prendere la colorazione Fendt, perché andrei a comprare un Fendt, però il Fendt dovrei ancora scaricarlo, perché l'ho caricato ma non andava un file, quindi cioè si era scaricato male, non so che problemi ha lui mai avuto. E poi ragazzi ho deciso di cambiarsi in traccia. Allora, noi facciamo fuori, tagliamo proprio qua. Cambiarsi in matrice, ho scaricato una mod, devo ancora testarla. Quindi non so se già in questo episodio andiamo a seminare come di volta adesso. Penso che andremo di più a imballare. Poi mi tornerò a toccare in giro e rimane la seminatrice, avrei pensato di prendere questa. Allora, scusate un attimo che sono qua sotto. La Succhi. Questa mania di mettere una roba a 0 euro qua. Boia, tutto gratis, piglio qua. Vediamo. Anche il carro di ago è gratis. No, il carro di ago non costa 15.000 euro. Tutto il puntatore è gratis. No, e questo cazzo costa. Ah, il puntatore, ben dai. Altre mod che potrebbero servire. Ah, eccole qua. Poi queste. No, queste sono quelle belle grandi. Ok, perfetto. Quindi andiamo a fare gli acquisti subito, subito, subito sul bello. Tanto ragazzi, ma non ero proprio accorto che costava 0 euro. Bene, dai. Questa volta mi perdonate, continuiamo lo stesso. Allora, adesso portiamo il nostro amicone a casa. Poi andremo a una bella scelta, dove non so se prendo, i fattori che hanno l'attacco frontale di prendere il ma se può, adesso controllo dopo un attimo il video, comincia a chiamare al telefono e riprendiamo fra un millesimo di secondo. Ciao ciao! Quindi eccoci ragazzi, allora, ho controllato più o meno, non ho neanche un trattore per il caricamento frontale, quindi io direi o di prendere, dove vediamo, ora vediamo quanto tira la pinza da JCB, eccola qua, questa, io avrei pensato, che si viene 80.000 euro, però poi mi ritorna utile, perché sennò qua e sì, ciao, no, boh, questo è un massapicciolo, dopo diventa, sennò di andare su un sì, qua, boh, qua da New Holland, ecco, 105.000, però boh, l'altra forse è meglio,
Togliere su un trattorino e di andare a prendere un case. No, meglio più comodo. Sennò il nostro amico Fiatago qua non può. Perché ha l'FH quando si sì, quello con gli attacchi, no? Quindi se no possiamo andare anche su qualche trattore. Tu no. Tu voi due potete. Qua no, questi devo ancora cancellarli, ragazzi, mi dimentico sempre. La New Holland, no, dai. Andiamo per. Tu non puoi, tu non no. Tu costi troppo, voi due no, voi no, tu no, tu no. No. No, anche Marco te fai gli attacchi, cazzo. Voi due no, voi due sì, però uno, il piccolino, dobbiamo andare a fare lavori con un trattore. Ah, quindi, compriamo la nostra amicona qui. Ok, poi, il nostro amicone di qua, dov'era? Seminatrice. La Suki, comprata. Il nostro stra-amicone di qua, dov'era? Andiamo con questa, ok? Con Attakosh Force SZ, che sta in varie. De qua no, de qua no, de qua no, de qua sì. Ok. Cazzo, l'ho mandato. Speriamo che va. Sennò c'è un piglione culata di quel pazzesco. Che culo. Ragazzi. Cos'è che cambio la squadra qua? Allora voi, allora non servite più tanto. Quindi qua per forza adesso non sono qui entrare a meno che non abbia qualcosa di LCJCB. Ok. Qui mi serve un trattore per andare a pressare. Chi è che è libero? Prima cosa di qui. Prima sappicciolo. Qua è la trebbia. Vai, tu. Scusate ragazzi. Allora. O tu o. Non so, vediamo. Facciamo un acquisto. Un acquisto no, perché volevo comprare il Fend. Adesso dobbiamo scegliere se il Fiatagri, così. O il Fend che devo scaricare. 60.000 euro. Però il Fend magari ha un po' di problemi. Allora qua andiamo dicendo di no, qui siamo carissimi. Vediamo se hanno qua la funzione. Allora vendiamo la sangue a razza lì, che tanto devo vendere, perché compriamo l'arma posso depositare a giro perché prima sono tardi. Ok, prendiamo il tempo narrato lì che non abbiamo usato e andiamo e poi recuperare. Adesso vediamo le potenze, cioè potenze isomeri, cosa che mi pare che è che okay, fuori solco, cioè oro era 4 volte se non sbaglio, che controlliamo va. 2 3 punti, anche il puntatore, boh, no niente. Aratri, allora uno è 4 vomeri e un altro 4 vomeri, quindi uno 140 cavalli, raggiungo 1 1 e 8, e tu fanculo me lo scrivi, boh, vedremo nel prossimo episodio questo qui va. Dobbiamo imballare e poi stoccarlo, però adesso mi giro con il suo levante, così che adesso dobbiamo passare di là con il nostro amico Same, ci fermiamo da un negozio lì, ci vediamo.
Sì, deve essere. No, dove cazzo sto andando? Mi di non arrivare qui io. E mi fermo che vendo la nostra montagna nuova, quindi abbiamo qui 44 persone. Vabbè, così. Ehi, qua. 9.000 euro. Sì. Niente, l'ho mai utilizzato e niente. Devo andarci 10.000 euro in più, potremmo lasciare con la mia carica. Sì, ok, me la controllavo perché va bene con me. No, ma non è niente, devi fare sì, vedete quello che mi ha fatto male, insomma, come pressa ha delle tipo altre all'ambientazione che è fantastica di più, poi all'interno tutti modellati strafini di guardia, quindi giocato poi magari con il game e poi su quindi adesso ci dirigiamo verso su. Video precedente che è stato montato con Sony Vegas, ve l'ho messo mi pare 1080p, quindi la massima risoluzione che sono riuscito a darvi. Penso che sia meglio avere 1080p, se non voi ditemi cosa pensate. Qua solite che ci danno sono 500 euro disgraziati una volta te davo oh, te da un attimo quanto cazzo vendono qui ai uovi dov'è che si va a vedere aspettate da qua ecco qua uova 11 euro al pezzo ne avevo 44 vendete per 11 euro un pezzo dovrebbero averci dato se sono giusto se ci concentrare 100 adesso ragazzi vedrete solo serie, cioè fino al nono, decimo episodio, questo fino al dodicesimo episodio vedrete solo messa serie, al massimo qualche test mod, se esce qualche mod carino tipo il fan che devo ancora scaricare, cioè l'avevo scaricato io prima uscito, poi successo in modo. Allora, ho pensato, giusto che il campo è grande, che è venuto fuori tanta farca, vediamo quante balle vengono, perché se vengo fuori in caso di balle, lascio lì, un po' di paglia e vado a tirare su quello del carro. Aperto, riaperto. Accesa, la segna in balla.
Croce, sì, servono. Poi penso che metterò il cosplay che parla, vediamo dopo vedere come balla vediamo quanto distanza fanno una balla all'altra. Ricrociare a 10 km orari, poi io ero più convinto di prendere la mia super mega dita, quella del contest, la classe e la classe, scusate, la tonda, però e balle tonde non su certi campi qua che sono più in discesa, salita, quindi ho preferito di andare su una quadra che magari è anche più comodo da trasportare e da caricare ovviamente, quindi quindi si vedrà, cioè si vedrà, ma è una scelta fatta, tanto come un cazzo di modella vieni su prossimo episodio. Penso che andremo a fare la raccolta magari delle palle, penso, magari inizio, poi faccio o taglio o faccio video in velocità record, cioè li metto al massimo della velocità, cioè faccio andare veloce in avanti, ho visto che mi ha detto, però faccio finire. Però potrei non farli a te perché andava sulla quale io ho detto la parola, quindi ti sto dicendo che penso che farò così per poi andare magari a scaricarle le macchine. Il Fender ti devo comprare, magari già nel prossimo episodio che facciamo quello con il trasporto. Io che abbiamo già più trattori per andare a vedere il vendere un Bellis, forse un po' vediamo che vendiamo un Bellis, se lo sostituisco con il nostro amico Fender, il Fender che sì, no, sì, forse non lo ricordo. Ed è una beta, quindi vediamo se non è proprio, non ho ancora così tanti problemi, penso che andiamo già a comprare, se no
aspetteremo contro la fila nel frattempo, tanto un trattore in più mi fa sempre comodo, magari riesco a fare la stretta stretta. Quindi penso che sia anche l'ora di salute, quindi allora. Quindi il nostro amico è Susanna, è forte 590, la nostra classe quadra 3000 e no, 2200. Ci vediamo nel prossimo video e da me, nuove tecnologie. Ciao ciao!